questo è l'intrepido commissario Merli. Merli, la domanda è un po' d'obbligo. Lei in parecchi film i cattivi li sgomina. Nella vita come... Spezzo. Li spezza. Nella vita come è andata quei cattivi? Le ha prese o le ha date? Dunque, nella vita... Le ha prese ma... o le ha date? No, materialmente le ho date. Sì, da bambino, ero un bambino abbastanza. Però... moralmente le ho prese molte volte. Questa è una bella domanda, e nel lavoro specialmente. Io l'ho visto piangere Merli, perché la sera della prima di Roma Mano Armata, film scritto da me, diretto da Umberto Lenzi, dove Merli fa il suo poliziotto cattivo, Emilia interpreta la parte del gobbo sfigato che parla in rima, dice ma due divertenti, cattivissimo, il pubblico praticamente rovescia le posizioni, la simpatia parsa tutta dalle parti di Miglia, al punto tale che quando Merli nel finale ammazza il gobbo, il pubblico si incazza, comincia a fischiare, urla contro Merli che era in sala, Merli esce fuori con le lacrime agli occhi piangendo, dicendo a Umberto Lenzi questi film non si possono più fare, guai, bisogna farli duri e cattivi come li facciamo noi una volta. È musica, i pistoni che ballano, musica. Il sibilo del vento, musica. Lo scoppio di una gomma. È musica. Sì, la marcia funebre. È sempre musica. Ma tu sei pazza. E pazzi. Pazzi bisogna essere. Per Roma a Mano Armata ricordo un episodio eclatante, perché sono andato alla prima all'Adriano con Maurizio Merli, allora erano scene diverse di quelle di oggi, dove al cinema ci vanno 100 persone, sono tutte piccole sale. Allora l'Adriano faceva 2800 posti, cioè, per noi due che eravamo il regista e l'attore ci fu posto solo nella piccionaia, come si chiama, sopra i palchi, perché era esaurito, con una partecipazione di pubblico straordinaria. La vita, caro mio, è una minestra che va condita con un pizzico di follia. Lo sai chi l'ha detto questo? Non l'ha detto nessuno. Beh, allora lo dico io. Porsche verde targata a Roma, A56943, è sfuggita al posto di blocco di via Flaminia e si dirige verso il Lungotevere. Questa è roba nostra. Squalo 6 e doppia vela 21. Parla, squalo 6. Ma che, ci siamo anche noi? Ci siamo solo noi. Ecco, ma che peso ha avuto l'attività fisica nella sua carriera di attore? In un certo senso, il fatto di essere un fisico... efficace, prestante. Io non voglio fare complimenti, so sembra che sto cercando di, come posso dire, di contraccambiare. No, obiettivamente, no? Lei ha un fisico che è sempre in perfetto stato. Beh, quanto deve questo alla ginnastica? Io credo che, io mi ricordo lessi una cosa, mi sembra che scrisse Paul Newman, che il fisico non è importante tenere in linea il fisico, ma il fisico è legato al cervello. Merli si è trovato improvvisamente a impersonare un personaggio che non ha cercato, che probabilmente non corrispondeva neanche alla sua natura, ma nel quale lui ci si è identificato fino in fondo, al punto tale da perdere, diciamo, quella che dovrebbe essere la lucidità tra la propria identità e quella del personaggio. A un certo momento Merli cercava di comportarsi e di vivere come il commissario duro, inflessibile, implacabile che faceva nei film, al punto tale che si è obbligato ad andare in palestra per diventare un attore muscolare, sottoponendosi a cose, a diete, ad esercizi massacranti che sono quelli che lo hanno portato all'infarto che lo ha ucciso. Guardi qua, dottore. Che c'è? C'è Squalo 6 che si sta fumando una volante. Tagliaferri. Vieni un po' a vedere. In Italia, come, quando ti identificano con un certo viso, un cliché, non con un personaggio, con un viso, con i baffi, stranamente devi rimanere così. C'è una cosa molto bella che mi hanno detto i distributori, che se da Roma in giù, ossia da Napoli in giù, se non c'ho i baffi, storcono la bocca. Io sono rimasto prigioniero del cliché, finendo, diciamo, nel crepuscolo della sua vita... di attore, a fare il film a Cittadino Marche con Stelvio Massi, che era un altro che era rimasto vittima del cliché del film poliziesco, quando ormai non si facevano più, senza, giocando soltanto sul suo ruolo, sempre con minor soldi, più piccoli, eccetera, che poi hanno visto in pochi e hanno tolto dal mercato sia Merli che Massi. Un attimo.
È sempre lui, eh? Chiamalo. Squalo 6, rispondete, Squalo 6. Ha chiuso pure la radio. Io adesso sono un momento in crisi, perché non so se considerarmi giovane. Sai, se mi considero giovane forse ho la possibilità con Fulci. Però non vorrei offenderlo dicendo che sono giovane, allora non so che devo fare, anziano o giovane? No, no, tu sei un... Maestro, lei sa che io... Tu sei un anziano giovanissimo. Ah, grazie. Ma sei anziano come carriera, no, direi, come carriera, ma giovane, è bellissimo. Questo discorso è che non vorrei essere coinvolto. Anche tu, gioventù. Ecco. È un bravo ragazzo, di questi normali, per carità, che a un certo punto ha trovato il successo soltanto in un cliché, lo ha sfruttato in quel momento lì, la sua, diciamo, colpa, tra virgolette, di attore è stata quella di non capire che doveva uscire dal cliché per fare anche altri ruoli. Mo ci avevo solo l'SS. E i mobilotti? Sgassati. E mo se sgassiamo pure a questo? Dai, io lo stop, va. Hanno posteggiato addosso all'albero. Era poi una storia di Spadafora che era famoso. Mezz'ora le banche chiudono. Sei proprio convinto che la farà la rapina? Se fossi lui la farei. Banca commerciale, via del corso. Palma, ci siamo. Banca commerciale, via del corso. C'era anche una poesia per lui. E Spadafora abbiamo distrutto 13 macchine della polizia. Però la polizia era d'accordo con noi. Ci hanno dato tutto. Questa croce della scocca è tutta ammaccata. Ogni 20 centimetri c'è una botta. Come mai? C'è la traversa. Era il Nizzardo, vero? Mi costò 5 anni di Regina Ceri quella volta. Belle soddisfazioni però, eh? Questa non gliela perdono. Hai paura, eh? È certo che tengo paura. Scommetto che vorresti scendere. Sì, fammi scendere, ti prego, fammi scendere. Io l'ho portato qui apposta, le garçon. Bravi ragazzi, le jeu sont fait. O come si dice a Roma, li avevamo ubriacati. Basta che riusciva a piana sopraelevata e si salvavo. Finalmente l'avevamo seminato.
Maurizio Merli, 29 anni, romano, attore. Il ruolo che ebbe nel programma televisivo I Camaleonti gli ha dato un momento di notorietà e proprio questa notorietà lo ha reso protagonista di una paradossale vicenda. Dal 1965 al 68 una banda di malviventi compì una serie di truffe ai danni di numerosi uffici postali e molti impiegati credettero di riconoscere nell'attore televisivo il principale responsabile di quelle truffe. Arrestato, 30 giorni di carcere, decine di confronti. Soltanto nel gennaio 1969 Merli riuscì a dimostrare di essere completamente estraneo al fatto e ottenne la piena assoluzione in istruttoria. Somigliare fisicamente a un truffatore, per giunta non ancora identificato, è l'incubo che adesso accompagna la sua vita. La mia vicenda è cominciata per caso. Un caso, quei casi che possono succedere a tutti. Dunque, andavo a Firenze. A un certo momento, sull'autostrada, la mia macchina si rompe, all'altezza di Fabbro. Sono entrato a Fabbro, cercando un meccanico, e sono capitato in un'officina ACI. In questa officina ho chiesto se mi potevano riparare il danno, invece il danno si è prospettato molto più grave, così il giorno appresso sono rimasto ancora lì e la sera dopo sono ritornato a Roma direttamente con il pezzo da sostituire alla macchina. Fino a qui tutto bene, ma il dramma è che dopo due mesi vengo convocato al commissariato e come mi presento mi contestano alcuni reati, tra cui furto aggravato ai danni dello Stato e associazione a delinquere. Io veramente cado dalle nuvole, a un certo momento chiedo spiegazioni. Niente, loro mi dicono soltanto che mi devo mettere a loro disposizione, io faccio come loro dicono, e tant'è vero che il giorno appresso mi portano a Fabbro. In quei giorni, infatti, era successo che a Fabbro avevano cambiato un vaglia falso, e siccome a Fabbro in quei giorni c'ero stato forse soltanto io come forestiero, le indagini della polizia si sono rivolte su di me. Infatti sono stato anche sottoposto a un confronto nello stesso ufficio postale di Fabbro. Allora il confronto risultò negativo, questo nel 65. Ma com'è che un anno e mezzo dopo fu arrestato? Questa associazione a delinquere, di cui avrei dovuto far parte, di cui ossia dovevo essere il capo, continuava ad operare, a cambiare vaglia falsi nella zona di Milano. E combinazione, qualcuno mi aveva visto in televisione, di questa gente degli uffici postali, e a un certo momento si sono sentiti in dovere di indicare me come uno dei probabili spacciatori di vaglia falsa. A questo punto un'altra volta le indagini della polizia sono ricadute su di me. Il 14 ottobre del 67 sono entrato a Regina Coeli. A Regina Coeli sembrava di impazzire e sono impazzito per 6 giorni, perché dopo 6 giorni una mattina mi hanno ammanettato, anzi incatenato, perché con le catene lunghissime attaccate altre 6 persone, mi hanno preso e mi hanno portato allo Scalo San Lorenzo. Mi hanno caricato su un vagone cellulare e da lì mi hanno portato via, non sapevo dove. Poi mi hanno portato invece a Firenze. Sono stato 3 giorni a Firenze e mi hanno portato un'altra volta incatenato a Bologna. A Bologna sono stato altri 3 giorni fermo. Poi finalmente sono arrivato a Milano. A Milano finalmente sapevo che dopo 2 o 3 giorni avrei parlato con un giudice, il quale mi avrebbe spiegato almeno che cosa avevo fatto, di che cosa sarei stato, di che cosa sarei stato colpevole. Ecco, cerchi di ricordare adesso il suo incontro con il giudice. Beh, sai, io pensavo che fosse come un salvatore il giudice, no? Pensavo che questo signore che io avrei incontrato avesse guardato, ma avesse giudicato così visivamente, no? Così, ci fosse stato un cordiale dialogo, quasi un dialogo chiarificatore. Invece il dramma è stato che io mi sono trovato di fronte a un vero e proprio interrogatorio. Sì, ma come se fossi stato io il colpevole. Mi ha chiesto delle cose, poi a un certo momento mi ha chiesto una cosa molto strana. Io ho una catenina che porto sempre con delle cose attaccate. E lui mi ha chiesto, mi fa vedere la sua catenina? E io ho detto, ecco. L'ha guardata e poi mi ha detto, ma lei di che segno è? Io sono dell'acquario. Io ho detto, sono dell'acquario. Ciao, bene. Il bello è questo, che dopo ho capito, dopo finita la vicenda, ho capito il perché. Perché questo signore, il mio sosia, diciamo, era del segno del cancro. E c'è stata una testimone con cui dopo ho fatto dei confronti, la quale aveva indicato che la persona, che sarebbe quello che poi avrebbe cambiato di vaglia, era del segno del cancro.
Cioè, questo suo sosia aveva alla catenina una medaglietta con il segno del cancro. Sì, come può essere un uomo legato a una prova così, così labile, dicono. Finalmente ho avuto la possibilità di parlare con il mio avvocato, il quale è venuto in carcere, abbiamo parlato e mi ha subito detto che avrei dovuto affrontare dei riconoscimenti, tra i quali c'era uno abbastanza complicato, sia perché c'era una donna la quale diceva che ero io senz'altro. Infatti il giorno appresso abbiamo fatto questi riconoscimenti e quando questa signora è entrata, io stavo tra due detenuti. Questa signora come è entrata mi ha guardato e ha fatto, mi dispiace, ma non è lui, assomiglia molto, ma l'altro è più secco e più alto. L'avrei abbracciata veramente, il primo istinto. Il secondo invece è stato anche un po' d'odio, sì, perché non si può con tanta leggerezza così addossare o dire o indicare una persona come colpevole di una determinata cosa. E finalmente mi hanno messo in libertà provvisoria. Una mattina che stavo andando a prendere, a ritirare delle scarpe, un'altra volta quattro persone mi hanno come circondato e mi hanno intimato di andare con loro. Mi hanno fatto salire su una Giulia, è un po' una cosa all'americana, perché a un certo momento hanno aperto, quando sono ripartiti con la macchina, hanno aperto il cruscotto tirando fuori un microfono e ho sentito che hanno chiamato la centrale dicendo pronto, operazione compiuta. Insomma, questa incredibile vicenda continua. Il fermo di Fabbro, l'arresto a Roma, 30 giorni di carcere, i confronti di Milano. Poi finalmente ritorna libero. Ma un anno fa lei è stato arrestato di nuovo. Come mai? Soltanto per un ritardo burocratico. Perché se fosse arrivata in tempo la sentenza di proscioglimento, sarebbe annullata automaticamente il mandato di cattura. Anche questa volta altri confronti. E tra i testimoni di questa volta ce n'era anche un'altra, la quale era sicurissima di riconoscere in me Maurizio Merli, il quale avevo cambiato questi vaglia. Questa mi sembra che venisse da Grosseto. E di nuovo io mi sono trovato, alla mia destra avevo il mio avvocato, uno dei miei avvocati, sulla sinistra addirittura un capitano dei carabinieri. Questa signora addirittura ravvisato l'autore del furto nell'avvocato che era vicino a me. Ha mai pensato di non essere creduto? Ma no, sai, uno che è stato dentro, la gente lo... c'è un momento, se stavo dentro senz'altro hai fatto qualcosa. Anche se io mi sforzo, specialmente i primi tempi, c'avevo questa voglia di raccontarlo per scaricarmi, proprio per giustificarmi, forse poi non so di che cosa, così. Penso che anche oggi che sono usciti articoli sui giornali, è stato chiarito, un po' di gente si è interessata a questo fatto, la gente rimanga sempre un pochino con, forse... Ecco, ma non c'è stato mai un momento in tutta questa vicenda in cui lei ha seriamente dubitato di se stesso? No, perché la cosa era talmente assurda, talmente paradossale, che a un certo momento ho detto, ma forse qua, siccome sembrava che le cose fossero talmente sicure, perché ho sempre pensato che se si arresta una persona, se si costringe una persona a determinate cose, si fa perché questa, come minimo, ha fatto poche cose, ma le ha fatte. Invece io ero talmente tranquillo, sicuro di non aver mai fatto nulla, ho detto, qui allora io ho fatto qualcosa per forza. Qual è stato il pensiero che l'ha perseguitato di più? Pensiero per gli altri, sia per mia madre e mio padre. Ossia quando mia madre poteva venire a Milano, questo primo colloquio, che io stavo da una parte, mia madre dall'altra, vedevo mia madre che si faceva forza per far forza a me, però vedevo che piangeva. Questa somiglianza con un truffatore, per lei che cosa vuol dire ancora oggi? Paura. Una certa paura di tutto. Non di una cosa identificata, paura che anche domani, facendo una qualsiasi cosa, non so, uscendo la sera o rientrando tardi, ti puoi trovare coinvolto in una cosa che non dipende da te, non dipende da nessuno, dipende soltanto dal caso.